Parlano tanto male di cento celle. A me mi piace tanto. Sono 50 anni che ci vivo. 5 che non c'è sta più mia moglie. Però non mi sento solo, eh. No. Ciao Gaspare. Ciao Giovanni. Come va? Sta a posto. Bene, sono i numeri? Sai i numeri. 17:34:81. A te Gaspare. Grazie caro, buona giornata. Ciao bellezza. Buongiorno. Ciao. Solito. Ciao persone. Ci c'è mette troppo zucchero, perché il zucchero fa male, eh? No, sta là. Ciao Ari. Ciao bello. Questo qua è Pietro, mio marito. C'ha una ditta dei pavimenti, viviamo ad Ariccia. Ho 25 anni di matrimonio, sempre la stessa storia da stamattina alle 6 e devo preparare la fischetta. E poi mi torno a 19 incazzato nero. Ma se questo è mio addio, sì, madonna no, madonna non si tocca, per carità, c'è un burrata dove c'è il cristiano. Certo amore, il caffè è un'altra questione. Tu dimmi se il cristiano quando beve il caffè si fuma la sigaretta, mi lascia la sigaretta sul piattino che mi ha regalato mia madre, il servizio, pace all'anima sua, guarda una cosa. Certo amore che ce l'ho messo. Ma che so ste dark room? Ma è una roba di scandalisti. Ma volevo pure là! Ma che c'è frega? Ma che c'è frega? Io sono 50 anni, ma ti immagini a svegliare stamattina con il sole che illumina i nostri corpi nudi? Oh, ma poi mio marito sono 25 anni che mi scopa sempre la missionaria, eh! Nelle dark room la gente non ce va per volesse bene, ce va per dimenticasse. Non che una volta nella mia vita posso essere pure io la tigre della dark room. Nelle dark room, però di stelle, ci stanno i toy boy, c'è sta la cocaina, c'è sta il rosario per il culo, grazie a Dio. Ma soprattutto nelle dark room te quando dalla chiavetta, dove tu vai in stanza con chi te pare, e io e Franco ci siamo fatti dalla stessa chiavetta. Sennò che quel coglione invece la chiama Franco, gli ha dato mio marito! Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Tu? Ma per stare idiota, ma come ti senti? Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Ma stazio! No! Arriviamo in un posto dal nome difficile che si chiama Istanbul. Poi prendiamo un altro treno e arriviamo in un posto che in geografia a scuola ancora non ci siamo arrivati, che si chiama Siria. In Siria non ci sono i bambini, non ci sono le scuole, non ci sono gli scivoli, i parco giochi. Ci sono solo le bombe. Papà, perché non devi prendermi? La Siria è brutta, non mi piace, non ci voglio stare. Se tu non vieni qua a prendermi vuol dire che sei cattivo, che non mi vuoi bene. Perché non mi vuoi più bene? Perché non vuoi più portarmi via con te? Sei cattivo papà, sei brutto e cattivo papà. Papà dice che non sa dove sto. Papà ora deve riattaccare. Qui ci sono tanti uomini con le armi, fucili, le pistole.